1.200 euro al mese in partita IVA per lavorare a grandi cantieri. In studio, sono tre titolari, eravamo quattro donne. Cioè Bergamo. In un anno sono riuscita a fare solo due colloqui di lavoro. In uno mi è stato proposto di partecipare a una sorta di talent show tipo X Factor con un'altra donna. Un mese di lavoro con un rimborso di 200 euro. Noi viviamo ora, non abbiamo parenti che ci possano aiutare. Il 1° luglio scorso ho compilato per la quinta estate di seguito la domanda di disoccupazione NASPI. Mi chiamo Manuela, è un nome di fantasia, ma la mia storia è vera. Vorrei parlarvi del precariato scolastico, che attualmente sembra essere una colpa, come se fosse responsabilità del precario non assicurare continuità didattica. Purtroppo gli insegnanti precari sono invisibili nella scuola, pur essendo numerosi, pur avendo portato avanti la didattica a distanza proprio come tutti gli altri. Le possibilità nel territorio pugliese, di cui sono originaria, sono partita per il Veneto. Lavoro qui da 14 anni, ho fatto diversi lavori nel sociale prima di iniziare a lavorare nel mondo della scuola. Ho iniziato con supplenze nelle scuole primarie statali, poi ho lavorato per le scuole dell'infanzia del comune di Padova. Ciao Piazza San Giovanni, sono Luciano, sono un operaio della fabbrica Whirlpool di Napoli. Sono qui con voi a darvi solidarietà perché voi non siete invisibili. Siete visibilissimi, come sono invisibili i bulgari di Mondragone, che stranamente oggi stanno sulla bocca di tutti e anche di qualcuno che non li ha mai considerati. Invece no, voi lavoratori in nero, quei bulgari che pagano il fitto in nero, lo pagano a quest'Italia che si nasconde dietro il lavoro nero, dietro il precariato e non cresce. Una compagnia che si chiama Etihad, che è una compagnia degli Emirati Arabi. Sono arrivati in Italia, hanno stravolto il nostro modo di lavorare. Allora, sta pausa avete già finita, insomma? Beh, è stata una pausa abbastanza obbligata. Obbligata per la pandemia, dalla pandemia o per le altre cosette? E abbiamo pensato che non essendo nelle istituzioni fosse giusto fare altro in questo periodo, spese solidali, le cucine popolari che è una realtà bolognese. In ogni territorio abbiamo declinato il nostro impegno in un altro senso in questo momento. Ora si ripartirà, ripartiranno battaglie politiche, stanno già ripartendo le piazze. Che c'erano già però si parlano sempre delle stesse priorità, non sono diventate le priorità della politica, è solo questo. Questa cosa con USB, col sindacato diciamo di alternativo al trio dei sindacati, insomma, non ha emozionato. È casuale oppure ci avete messo un'idea all'inizio? Aboubakar Soumaoro ha avuto una forza, è una persona straordinaria che io ammiro e stimo da ben prima che le sardine esistessero, quindi nel senso siamo tutti dalla sua parte. Ci sono delle battaglie sacrosante in questo momento storico, proprio un bel leader, da tre anni è un bel leader, ma noi siamo scesi in piazza contro il leaderismo, un bel leader, il capo è una bellissima persona e sono bellissime persone che hanno messo in piedi le piazze di Fridays for Future sulla trasformazione ecologica, le piazze femministe, le piazze di Black Lives Matter sul razzismo sistemico. Oggi si parla non solo di Ius Soli, di memorandum sulla Libia o di decreti di sicurezza, ma si parla di diritti sociali e civili delle persone, degli invisibili tutti, si parla di disabilità, di transizione ecologica, di tanto altro. Tutto questo purtroppo non è ancora diventato la priorità della politica. Gli ultimi, i senza tetto, proprio quegli operai, quei migranti che scappano dalla guerra da noi finanziate, che i decreti Salvini calpestano. Allora, le battaglie sono lì, la pandemia non ce la lasciamo alle spalle, ma l'impegno deve essere il doppio. Vi ringrazio, nel senso, perché è importante la vostra voce, nel senso, perché avete fatto, come si dice, una barricata forte contro Salvini, contro diciamo di
queste forze di destra che vogliono prendersi le piazze. Oggi sta con loro, mi sembra una bella scelta. Sì, noi vogliamo essere quel canale di collegamento che è un po' mancato in questi anni fra i cittadini e le istituzioni, la politica ufficiale. C'è una politica con la P maiuscola, c'è qui Katia Torre, c'è Sandro Ruotolo, c'è Elie Schlein, sono quelli alternativi ai vari governi che si fanno. Questa forza. Ma noi non siamo al governo da nessuna parte, non siamo nemmeno in consiglio comunale. Neanche io però. Certo. Siamo qui per i braccianti, siamo qui per gli invisibili, siamo qui per tutti gli esseri umani, non solo i braccianti. Quindi volevamo darvi solo 2 minuti di break con il ritmo. Insieme a noi, andiamo? E mi raccomando, mascherine e distanze. Andiamo! Sai, sai, beh. Ma ci stanno una quantità dall'idea di fare un piano regolatore della cultura, di nuovo parlo come Salvini e faccio le elenchi, di gestire i circuiti regionali, non dico nazionalizzandoli, ma gestendoli in maniera tale che facciano lavoro sul territorio, fare una mappatura di quello che succede nel territorio, capire quanti lavorano, come, in quali condizioni. Questo doveva essere fatto prima del lockdown, adesso è diventato indispensabile. Io, come preposto per la mia società, per quello che è responsabile in loco della sicurezza, quando entro in un teatro, la prima cosa che devo fare è firmare un documento che si chiama DUVRI, documento unico valutazione rischi interferenziali. Nel momento in cui abbiamo valutato i rischi che corriamo salendo sul palcoscenico, noi possiamo andare in scena. Punto. Non c'è altro motivo. Se i teatri nelle nostre città sono chiuse è perché qualcuno li tiene chiusi, perché qualcuno ci sta guadagnando a tenerli chiusi o non si prende la responsabilità di aprirli. Allora i 600 euro, se li tenessero i 600 euro, perché con 600 euro una tanto, ma non ci campa nessuno, così come non campava con i 500 euro l'anno quelli che facevano solo 7 giornate lavorative. Noi vogliamo un sistema che funzioni, i teatri che siano aperti e la possibilità di andarci a lavorare dentro. Grazie e buona giornata. Non otterremo nulla. Tu che fai per vivere? Solo l'artista? Lavoriamo come interpreti, creiamo progetti nostri, conduciamo seminari, laboratori, facciamo progetti nelle scuole e didattica diffusa, facciamo traduzioni, scriviamo, lavoriamo al bar, al ristorante, nei catering, facciamo musica, grafica, le cameriere, babysitter, ricerca all'università, le tecniche luci, facciamo gli le artisti anche. È tempo forse di riunire i mondi, è tempo di un'ecologia politica femminista dell'arte. L'ecologia, l'economia di chi fa arte è un'economia composita. Invece di nasconderlo, potrebbe essere l'inizio per costruire alleanze tra ecosistemi. Vorremmo inoltre che la ripartenza venisse pensata non solo sulla prestazione dei corpi più prestanti, ma su quella di chi, nel fisico e nel cuore, necessita di altri ritmi, altre cautele. Nella pandemia e nella post-pandemia non siamo tutte esposte e vulnerabili allo stesso modo e nella stessa misura. E a proposito di privilegi, non possiamo ignorare la mancanza di accesso, inclusione e relazione con lavoratori, lavoratrici dello spettacolo nere e razzializzate nel teatro, nella danza e nelle arti dal vivo in Italia. Per far credere che se uno si impegna ce la fa, che se uno se lo merita può farcela con le sue sole forze, può avere successo appunto. Tutto questo è ovviamente falso. Questa società non è in grado di premiare tutti, non premia tutti quelli che lavorano e si impegnano, e questa piazza è piena di esempi. Costumiste, registe, organizzatori, drammaturghe, scenografi, musiciste, danzatori, manutentrici, pulitori, siamo migliaia. Disabilità, perché le persone con disabilità e le loro famiglie
in questo periodo in cui c'è stata la chiusura, io resto a casa, erano quasi abituati a restare a casa, perché la carenza dei servizi è storica del nostro paese. Il nostro paese è uno tra quelli che in termini di servizi sociali spende di meno in tutta Europa, e soprattutto nei centri, nelle zone decentrate del nostro paese, le persone con disabilità non escono da casa, sono ancora assistite dai loro familiari, restano ancora alla finestra a guardare cosa accade fuori. Questa fase di difficoltà che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora ha portato alla luce anche ulteriori incongruenze nella nostra società, e pur avendo visto morire tantissima gente all'interno degli istituti, ancora oggi all'ordine del giorno non c'è una revisione di quel modo di non vivere. C'è il 60% e la maggior parte delle persone disoccupate sono donne. C'è un piano organico che non faccia soltanto affidamento all'autonomia delle scuole. Ci saranno 87.000 cattedre vacanti, 250.000 supplenti in Italia, contro qualsiasi direttiva e pressione dell'Unione Europea, che aveva già munito il nostro paese, perché essere precario non è un diritto, è ingiustizia. Non chiediamo un documento per andare in bagno, serviamo un documento per lavorare. Vogliamo queste pezze di carta, è una cosa solo che chiediamo, perché noi abbiamo le braccia a lavorare, noi abbiamo la forza di lavorare e siamo qui, vogliamo lavorare. Allora per lavorare vogliamo essere in regola e vogliamo rispettare la legge. Allora ci vuole un pezzo di carta che si chiama un permesso di soggiorno per tutti. Ad oggi hanno una difficoltà di regolarizzazione del permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno vuol dire l'accesso a dei diritti come l'istruzione, la sanità, che in un momento di pandemia globale è essenziale in uno Stato che si dichiara di diritto. Eppure che cosa accade? Che ad oggi, nonostante il governo sia cambiato, i decreti sicurezza della Lega sono ancora in vigore, e nessuno li tocca, perché c'è un esercito di invisibili che fa comodo a questo Stato. Se non fosse per la coraggiosa testimonianza di alcuni che testimoniano e che hanno subito in prima persona, e per la voce di coloro che decidono di amplificare quella delle violenze subite. Fin troppo invisibili sono però anche le politiche scellerate che stabiliscono che per alcuni valgano meno diritti che per altri. E allora facciamolo notare ai responsabili, a chi ne è responsabile. Ricordiamo bene tutti quanti e tutte quante quanti e quali governi hanno attuato delle politiche che rendono queste vite vulnerabili e ricattabili. Differenti ma complementari. Oggi ci troviamo a condannare uomini nella schiavitù, donne umiliate sull'altra sponda perché qualcuno, per non perdere consensi, ha voluto così. Mi sembra incredibile che 180 persone in cerca di una vita migliore siano detenuti in mezzo al mare da giorni, che i loro appelli cadano nella differenza assoluta. Quindi noi qua a questa piazza chiediamo che gli ultimi vengano ascoltati, le donne, i disabili, gli immigrati, quelle persone che non vengono ascoltate dalla politica. Oggi siamo qua per dire che tutto questo deve finire. Ciao a tutti, sono Jovana Guzman, di Movimento Italiani Senza Cittadinanza. Siamo oltre 1 milione di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, nati e cresciuti in questo paese. Siamo prigionieri della legge 91 del 92, una legge che ormai non è più capace di rappresentare la società di adesso ed è rimasta ferma agli anni 90. Siamo quei ragazzi che ancora devono andare in questura a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Dobbiamo chiedere il permesso per rimanere a casa. Senza cittadinanza non si esiste, non possiamo scegliere liberamente che lavoro fare, alcuni lavori non sono per noi, non possiamo accedervi. Abbiamo tante donne che vivono, ad esempio Elena, avrei tantissime storie da raccontare di uomini, donne che tutti i giorni attraversano le nostre sedi.
però capisco che il tempo è poco e infatti mi stanno richiamando. Allora ribadiamo questi concetti: abrogazione del decreto Renzi-Lupi senza se e senza ma con il suo infame articolo 5, abrogazione dei decreti sicurezza che impediscono il libero dissenso, impediscono la democrazia, 1 milione di case popolari per tutti e per tutte perché la casa pubblica è salario indiretto, un grande piano, come dicevo prima, per dare risposta ai nostri fratelli che ci consentono di mangiare le verdure che tanto fanno bene a noi e anche a chi siede in Parlamento. Alla lotta, compagni! Una società senza cultura è una società senza anima, perché la cultura è anima. Con questi punti, che sono quelli iniziali, rispetto alle quali andremo ad inserire altre, gli stati popolari saranno una palestra delle idee e dell'agire, non la palestra del pensiero staccata dalla prassi, ma è la palestra che genera pensiero, che genera idee, che genera vita, che genera felicità, che genera cultura, che genera comunità, che genera solidarietà, empatia umana. La cultura è vita e noi con questo andremo in giro nelle nostre case, non per dire ci opponiamo, ma per dire vogliamo costruire questo, non per dire no, ma per dire sì. Non per dire contro, per dire per. Vogliamo essere questa piazza, vogliamo essere questa comunità che vuole ripartire da protagonista. Ma in che modo possiamo ripartire con la ricostruzione se non partiamo dalla centralità dell'essere umano? Se non partiamo da questa centralità e andremo a confrontarsi col governo, oltre all'articolazione degli stati popolari che andranno per i territori, perché dai territori nascono gli stati popolari, non nasce a Villa Panfili, perché Villa Panfili era una villa asserragliata, erano chiusi nel palazzo, non hanno sentito le nostre urle, ci hanno ascoltato, ma al tempo di alzarci il vento aveva spassato via ciò che era stato dimostrato come un'apertura, una disponibilità. Allora vogliamo accompagnare le nostre proposte, confrontandosi col governo, con la politica. Noi vogliamo costruire, non vogliamo distruggere. Noi vogliamo creare comunità in alternativa alla società dell'individualismo. Ma vogliamo portare avanti questo percorso e lo diciamo ad alta voce. Se non daranno una dimensione di implementazione a queste proposte, andremo noi a realizzarle. Andremo noi a realizzarle! Andremo noi a realizzarle! Saremo noi ad essere protagonisti per costruire questo sogno che vuole essere un sogno collettivo, per portare avanti questo desiderio, questa felicità. Da protagonisti, vogliamo realizzare, ma ci dobbiamo liberare di una cosa, ci dobbiamo liberare dalla dimensione che consiste in un percorso di decolonizzazione delle nostre mentalità. E non è quello esteriore, ma intendo ciò che ci è stato inculcato. Dovete udire, dovete accettare, dovete subire, altrimenti andate via, dovete stare lì a queste regole. Tanto vedremo, ci rivedremo, il gradualismo, ma intanto cosa succede? Cosa avremo lasciato per noi, cosa avremo fatto per noi stessi e cosa avremo lasciato per i nostri figli, per i nostri cari? Cosa avremo lasciato? Allora noi vogliamo essere protagonisti. Lo vogliamo essere per davvero, ma lo vogliamo essere per davvero una prospettiva collettiva, di leadership collettiva. Per queste ragioni, per questi motivi,
vado a concludere dicendo che da questa piazza, che non è la piazza della protesta, ma la piazza della proposta, se la politica non darà seguito a queste proposte, insieme abbiamo la responsabilità di camminare assieme per realizzarle. Perché possiamo, perché dobbiamo, perché possiamo, perché dobbiamo, perché possiamo, perché dobbiamo. Ma lo dobbiamo fare per l'elevazione del livello di vita economico, sociale e culturale della nostra comunità. Viva gli stati popolari!